bene a questo giro, niente chitarre, niente puttanate da mangiare, parliamo di una rubrica che sarà sicuramente occasionale in quanto siamo dei poveri comuni mortali che possono andare in vacanza solo una volta all'anno. Parliamo di appunti di viaggio, dell'ultimo viaggio in Montenegro estate 2017. Perché il Montenegro? Mamma, vorrei una vacanza leggera ma decisamente invitante che possa coniugare la mia voglia di meta alternativa, originale, magari anche a buon prezzo. Non esisto, cara. Posso un asteroide colpirmi se esiste. E così quindi che andando un po' esclusione e setacciando Google Maps sono giunto alla conclusione che il Montenegro poteva essere una scelta interessante. Montenegro è una nazione sicuramente molto giovane, in quanto staccatasi dalla Serbia nel 2006, anno in cui ha dichiarato indipendenza e ha fatto il suo ingresso nella moneta unica, senza però essere nell'Unione Europea. È una nazione con una popolazione relativamente bassa, per lo più concentrata nella costa, 600.000 abitanti all'incirca. È anche una nazione molto piccola comunque. Siamo quindi partiti nel pieno di agosto, forti della nostra prenotazione risalente a febbraio su Booking e l'apparecchio prenotato su Kayak. Il nostro tragitto ha previsto rispettivamente le tappe di Torino, Malpensa, Belgrado e infine Podgorica. Un tragitto veramente lungo e dispersivo che vi sconsigliamo assolutamente di fare. Quello da preferire in assoluto è l'aeroporto di Tivat, che però non vanta molti collegamenti settimanali, di conseguenza dovreste tarare bene i giorni in cui arrivare. Si può fare, e in più atterrando lì vi evitate i problemi di frontiera che avreste invece atterrando in Croazia. In particolare da Tivat siete poi arrivati a Castelnuovo e tutte le migliori località delle Bocche di Cattaro nel giro di 40 minuti. Sì, meno di un'ora. Sicuramente vi andrà meglio di noi. Vi risparmierete almeno un'ora e mezza in più. Partendo da Podgorica, alla costa come noi, aspettatevi invece 2 ore di viaggio nell'entroterra. Nel viaggio da Podgorica a Erceg-Novik abbiamo comunque avuto modo di girare larga parte del territorio montenegrino in pullman. Attraversando il Montenegro in pullman si ha modo di vedere la bassa densità di popolazione, con pochi paesini sparsi nel territorio. Arrivati sfiniti, la sera stessa abbiamo giusto avuto modo di fare un diretto del lungomare, tempestato di ristoranti, di chioschetti a non finire, un generoso lungomare che si protrae per una serie di chilometri e che collega alcuni paesini minori. Qui il sole tramonta più presto di quanto ci si possa aspettare. Forse dovuto al fatto che comunque nei dintorni ci sono delle colline e delle montagne piuttosto alte, quindi fa in fretta a calarsi dietro queste montagne. La mattina successiva, per fare il primo bagno, ci siamo avvicinati a quelli che sono alcuni bagni privati di zona. Non mancano le spiagge libere, ma soprattutto nella settimana centrale di agosto ci vuole poco a preferire delle spiagge private, con comfort e soprattutto dei prezzi irrisori. Secondo me l'ideale è venire in uno di questi bagni privati attrezzati. Più che altro perché hanno un costo irrisorio i lettini e per una giornata intera abbiamo pagato tipo 3,50 euro a cranio. Fiuto l'affare. Incluso bar con musica, techno, disco, soul, dalla mattina alle 8 fino a notte inoltrata. Non so qual è la situazione altrove, ma qua a Erceg-Novi vanno un po' queste spiagge, un po' lounge. Di pomeriggio diventano anche un pochino zarre, la mattina erano un più chill out, giù di lì. Comunque la vera soddisfazione qua è l'happy hour pomeridiano. Sì, anche Ponto Medusa ha risolto con un Long Island. Con un Long Island a 3,50. Fare merenda con Long Island devo dire che ha avuto anche il suo significato. Ho avuto modo di mettere subito alla prova la mia GoPro che ho usato per tutta la rassegna estiva. Come potrete vedere dalle immagini, il mare è veramente limpido. Nonostante una zona balneare molto frequentata, mantiene sempre una certa limpidezza. Sì, anche perché il fondale è tutta roccia e quindi non c'è la sabbia che va a intorbidare il mare, quindi fa quell'effetto piscina.
una di quelle figate, magari non fattibili ovunque, ma sicuramente fattibili in Montenegro, e mangiare sempre fuori per via dei prezzi irrisori che ci sono. L'onesto street food della Montenegrina, gyros 2,50€, patatine 1,20€, tutte e due abbiamo speso 10€. Io ricorderò sempre i pescetti fritti a 2€, li porterò nel cuore. Abbiamo un vincitore, vaschetta di pesciolini assortiti, 2€. Poi qua pare che vada un hamburger con il formaggio impanato e fritto dentro, 2,50€. Patatine 1,50€. Herceg-Novi è piena di ristoranti a base di soprattutto carne, ma anche di pesce pescato nei paraggi. Ci è capitato di prendere dei piatti di carne e pagare entro i 10€, talvolta anche poco meno, di porzioni generosissime, di dimensioni tale per cui anche un'insalata secondaria potrebbe essere di troppo. Un paio di considerazioni sul galateo montenegrino. È usanza qua nei ristoranti di ricevere il conto non appena tu hai ordinato, ti viene portato genericamente o con l'antipasto, addirittura con le bevande. Infine ne approfitto per dirvi di provare la Fanta scioccata, che in realtà trovate anche in Italia, è fatta ai fiori di Sambuco, è buonissima, è dolcissima, la migliore Fanta che abbia mai provato. Prima di partire mi sono fatto una cultura di quelle che possono essere le attività e i luoghi da vedere del Montenegro e in particolare delle bocche di Cattaro. Abbiamo fatto questa escursione col kayak che ha richiesto mezza giornata circa, che da Castelnuovo, Herceg-Novi, dove eravamo noi, faceva una linea retta fino all'altro lato delle bocche di Cattaro, che trovavamo di fronte, lungo penso un 5 km almeno di mare, e abbiamo avuto anche l'opportunità di andare a scovare dei piccoli rifugi incavati nella montagna in cui andavano a nascondersi sommergibili del periodo sovietico quando erano impauriti. E portava a questo caratteristico paesino chiamato Rose, quasi totalmente disabitato durante la bassa stagione, ma ripopolato ampiamente tramite i suoi hotel e resort nel periodo estivo. L'acqua sembra essere particolarmente pulita. Ora faccio qualche videino per testare la qualità dell'acqua. Come per i ristoranti, un'altra cosa in cui vi potete permettere spirito di improvvisazione sono i numerosissimi daily tour tramite traghetto, non solo, anche altre soluzioni. Ci sono dei piccoli semi sommergibili che vi fanno vedere i fondali marini a caccia di delfini. Fate come Andy, che ha trovato un indirizzo su internet, si è incaponito e ci siamo fatti tipo, non so quanti, 4 km sotto il sole cocente per poi trovare verosimilmente la casa di qualcuno che aveva indicato una sede legale. Trovate più comodamente l'imbarazzo della scelta nei numerosi stand presenti nel centro di Herceg-Novi. Noi optammo per il battello paio. Siamo partiti dal porto centrale di Herceg-Novi e tramite la compagnia di due lupi di mare, peraltro anche un po' pratici di italiano, abbiamo fatto un daily tour che ci ha portato in alcune mete di interesse delle bocche di Cattaro, con destinazione finale Cattaro stessa, in fondo a questo fiordo del mare Adriatico. Il tutto al prezzo irrisorio di 20€, comprensivo di grappino di benvenuto, pranzo rinfresco sulla prua e frutta nel tardo pomeriggio. Qui nella barchetta di Paperino sono anche fan della musica italiana e quindi hanno messo Celentano, sempre meglio della baciata che hanno messo prima del resto. Mezz'ora dopo aver salpato, uno dei due lupi di mare ci ha portato nel giusto spirito col grappino montenegrino della nonna. Grappino domestico locale, let's try. Potentino, ma non è troppo amaro. Wow. Penso che un 50 gradi lo faccia. Tra l'altro non abbiamo fatto colazione, siamo su una barca. Fa effetto Froben, se sei raffreddato sicuramente ti sblocca tutto, su quello con Ben.
sti cazzi. La prima meta è stata l'isola della Madonna dello Scalpello, un'isola artificiale pittoresca a partire dal nome, larga 3030 metri quadri e diventata patrimonio dell'UNESCO nel 1979 per via del suo santuario. Il viaggio è poi continuato in direzione Cattaro, con prima però, in pausa pranzo, un micidiale rinfresco sulla prua della barca a base di specialità montenegrine. Salsiccia, salumi, formaggi e gli immancabili cetriolini. Sto rinfresco della nave di Paperino è veramente memorabile. Da nababbi. Proseguendo all'interno degli 87 km quadrati delle bocche di Cattaro, ci siamo imbattuti nella figata che distingue ogni daily tour in barca che si rispetti, ovvero la pausa tuffi dal tetto della barca. Marzia, buttati che devo farti il video! Ho dato lezioni di stile dimenticandomi di togliere i Wayfarer. Il cazzo di occhiali, mi sono dimenticato! Arriviamo all'estremità delle bocche di Cattaro verso primo pomeriggio, arrivando quindi alla punta di diamante delle bocche stesse, ovvero la città di Cattaro. Una volta entrati nel centro storico, circondato da mura veneziane, Cattaro si perde in una serie di piccole viuzze risalenti a epoca romana, tempestata di chioschetti, negozi di souvenir, bar e ristoranti, alternandosi a chiese e palazzi che rendono Cattaro probabilmente la città più interessante di tutto il Montenegro. Qua vanno molto dei ventilatori che sono collegati a un secchiello d'acqua o di ghiaccio e con un collegamento di tubicini sparano direttamente vapore, perché qua il clima è molto più secco, non è molto afoso. Durante l'anno è una cittadina di 20.000 abitanti, per impennare poi le sue presenze durante il periodo estivo. Cotor è bellina, si perde molto in tutta una serie di viali con questo pavimento lucido ovunque, levigato dai secoli. Prezzi almeno qua nel centro un po' più italiani, un cocktail 8 euro, glielo concedi anche insomma. Penso che sia uno dei posti un po' più exclusive di tutto il Montenegro. Dopo 2 ore circa di fermata a Cattaro, ci siamo rimessi in barca con destinazione Perast, che abbiamo visto di sfuggita all'andata. Con di fronte l'isola di San Giorgio e della Madonna dello Scalpello, Perast conta durante l'anno soli 360 abitanti, animandosi come molte città delle bocche di Cattaro durante il periodo estivo, con turisti e ristorazione. Nel pomeriggio inoltrato il ritorno a casa, accompagnato da degli album fotografici forniti dai lupi di mare, in cui elencano i loro colpacci in 30 anni di pesca. Purtroppo abbiamo notato come il Montenegro condivida con l'Italia numerosissimi incendi lungo le coste, spesso di natura dolosa. Arriviamo a quello che è stato il tasto dolente di questa settimana montenegrina, ovvero la visita alla capitale, Podgorica. Anche qui bei paesaggi durante il tragitto, per carità, ma pur sempre 3 ore e mezza di fottuto pullman. Abbiamo fatto un giro in centro. L'impostazione è tipicamente filo-sovietica, con palazzoni alti e strade molto larghe dilatate. Sicuramente di tutte le capitali che ho visto, la più insipida, la più anonima, ma non mi sento neanche troppo di farne una colpa a Podgorica, è stata più una nostra ingenuità pensare che avesse una valenza turistica. In realtà Podgorica è una capitale da tempi relativamente giovani, ovvero dal 2006, anno in cui il Montenegro ha dichiarato indipendenza dalla Serbia. Podgorica rimane così una città con poca storia e cultura, mantenendo un'impronta tipicamente razionale e con un centro città tutto sommato ridotto, adibito a ristorazione e a negozi. Poco densamente popolata, non so, qualcuno sarà anche andato in vacanza, ma vedi poca gente, poche macchine. C'è una cosa che va riconosciuta a Podgorica: per una cena con 2 piatti principali, un contorno, una birra e un cocktail, abbiamo speso in tutto 17 euro e per 3 km di taxi ho speso 1,80 euro. Cogliere anche la raffinatezza, in effetti siamo al Zeppelin Lounge Bar and Pub e ti fanno la Z. Beh, direi che per 17 euro grande, grande onestà. Pontomedusa, scrittrice, ha preso pure il doppio piatto, ora mi toccherà aiutarla in qualche modo, spero di avere spazio a sufficienza. Invece sono arrivate la tortiglia. Podgorica si fa un po' meno città fantasma verso sera, dopo cena, ora sono tipo le 9:15, però vi dirò, sono solito vedere più gente a Rivoli alla stessa ora. Consigliamo tuttavia Cetinje, che era la prima capitale del Montenegro, quella storica, e che pare custodisca molte più realtà di interesse storico, architettonico.
Nell'ultima sera della settimana montenegrina, forse filata anche fin troppo in fretta, le ultime conclusioni e considerazioni sul soggiorno. Una cosa che sicuramente abbiamo apprezzato del Montenegro era la quasi totale mancanza di turisti italiani. C'è da dire che il Montenegro è poco percepito dalle nostre parti e infatti abbiamo notato un turismo soprattutto a misura di tutta la popolazione ex jugoslava. Abbiamo trovato un po' di inglesi, francesi, russi, italiani ne avrò visti su migliaia di persone che ho visto in quel lungomare, massimo due o tre. Ci saranno stati sempre 36 gradi, 38 costanti, la sera si sarà arrivati al massimo a 30. Possiamo subito dire che il Montenegro è una meta molto English friendly, non c'è quindi bisogno di farsi troppe seghe mentali a livello linguistico, in quanto in tutta la costa è molto ben parlato l'inglese in quasi ogni fascia di età. Non è infrequente anche trovare qualcuno che parla italiano, perché i ragazzi sono venuti magari in Italia a fare l'università prima di tornare a casa e andare a fare i camerieri in patria, o anche perché mi dicono che ai tempi di Tito l'unica alternativa alla TV di Stato era Rai 1 e Rai 2, e vi accoglieranno con favore se sapranno che voi siete italiani.